Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato Leonardo Muralo, presidente della provincia di Treviso. Allora, l'occasione per arrivato presidente è significativa perché con lei facciamo un po' il punto e un bilancio, perché ormai è l'ultima provincia a resistere, è scaduto il mandato, lei proseguirà però per altri 90 giorni, se non erro, circa, insomma, dopo ci racconterà bene come va a strutturarsi la questione, ma per capire quanto è valsa e quanto è stata importante una provincia, un territorio provinciale come quello della Marca Trevigiana, quanto è stato fatto, cosa è stato realizzato, poi parleremo delle competenze, dove vanno a finire. La questione che interessa molti di voi, che ci avete anche scritto proprio in occasione della cerimonia che si è tenuta a Treviso, quella di chiusura, diciamo così, del mandato per il tema del lavoro, quindi cosa succederà, cosa si farà e altre ed eventuali, tra cui che cosa ne pensa della riforma del titolo quinto della Costituzione, della stessa legge del Rio, tutto in vista di un risparmio di risorse che deve essere fatto, perché abbiamo dei costi molto importanti per quel che riguarda la nostra spesa pubblica. Ma è un modo per risparmiare, punto di domanda, vedremo di capirlo insieme, lei che i conti poi ce li ha in mano tutto sommato. Allora, vediamo di ripercorrere, quanti anni sono presidente di mandato? Buona giornata a tutti i telespettatori, in primis un grazie per l'invito alla direttrice. Sono ormai nell'amministrazione provinciale 18 anni, perché ho iniziato come assessore nel 1998 con Luca Zaia, ho fatto 4 anni di assessore, 3 anni di vicepresidente, un anno di presidente vicario, adesso ho completato il mio mandato di 10 anni, per cui sono 11 anni di presidente, nel quale ho visto e rivisto tutte le trasformazioni dell'ente provincia nel dopoguerra, possiamo dire, perché le riforme più importanti provengono dalla Bassanini, perché prima le province avevano delle competenze molto più limitate rispetto alla Bassanini. Ma andando per ordine, noi abbiamo fatto il punto della situazione perché siamo una delle 6 province, delle ultime 6 province a livello italiano, che concludevano il sistema elettivo diretto da parte dei cittadini, per cui abbiamo concluso questo percorso a metà maggio e abbiamo fatto un po' il punto della situazione della storia delle province da dopoguerra in poi, i primi presidenti eletti addirittura dai comitati nazionali di liberazione e poi dai prefetti fino al 51 con l'entrata della legge che ha definito che i presidenti venivano eletti all'interno del consiglio provinciale, non erano eletti direttamente dai cittadini. I primi presidenti eletti dai cittadini siamo nel 95, che significa legge Bassanini, che secondo me è stata l'unica vera grande legge che ha fatto un decentramento in questo paese. Si è tentato in tante maniere di fare decentramenti. Quindi forma di federalismo. Il primo principio di federalismo con la 142 e tutte quelle norme che avevano poi privilegiato la responsabilità del cittadino stesso, e chi è eletto risponde direttamente al cittadino. Siamo arrivati in questo momento nel quale è imperante la confusione. Noi stiamo concludendo questo mandato, il Consiglio provinciale è decaduto il 18 di maggio, io e la mia giunta stiamo continuando a portare avanti l'organizzazione delle prossime elezioni a titolo gratuito, lo sottolineo, come volontariato, perché il governo ha posticipato di 90 giorni le elezioni, ma credo che il governo stia tendendo di unificare con i presidenti di secondo livello già eletti 2 anni fa, unificarli alle elezioni di ottobre, però sotto il mese di ottobre c'è anche il referendum del titolo quinto della Costituzione. Eccolo là. Perché io ricordo, benché qualcuno mi dica ma non è vero, io ricordo che se non passa il referendum con la modifica della Costituzione, il titolo quinto della Costituzione, le province rimangono istituzioni nazionali all'interno della Costituzione italiana con la propria autorevolezza, con la propria indipendenza e con il proprio fabbisogno finanziario. Questa è una cosa di cui che non si significa parla, mettere in discussione tutta la riforma del Rio? Benché è giusto dire, forse questi sono dei concetti un po' troppo tecnici per la gente che ascolta, però credo è giusto dire che la Corte Costituzionale si è già pronunciata nel secondo livello delle province, però ritengo che politicamente, se le forze politiche hanno il coraggio di basarsi sulla democrazia e non così sui soliti aspetti fuorvianti e devianti,
Se i cittadini italiani bocceranno la modifica della Costituzione, io credo bisogna ripartire a bocce ferme, ante legge del Rio. Ecco, però comunque delle modifiche sono state fatte proprio per far capire cosa sta succedendo ai cittadini, perché qualora non passasse la riforma costituzionale, ipotesi 1, quindi dopo vabbè, vediamo i pro e i contro, le valuteremo anche meglio insieme, ne parleremo anche tante volte in più circostanze alle quali se lei vorrà partecipare. Ben volentieri, grazie. Volentieri, proprio per far chiarezza anche ai cittadini. Però il fatto che siano cariche gratuite, che l'elezione del Presidente avvenga all'interno, nell'ambito dei sindaci, che ci sia la città metropolitana, che resterebbe valido questo? Ma potrebbe succedere? La città metropolitana, per correttezza, era già stata modificata nella riforma costituzionale di qualche anno fa, per cui la città metropolitana ha un senso ed è autorizzata, diciamo, legalizzata dalla Costituzione. Questa riforma delle province lascia molto un po' il dubbio interpretativo su come gestire nel caso di una bocciatura da parte del referendum modifica il titolo quinto della Costituzione. La cosa che fa male è che a soffrire, sia ante o post quello che può essere il referendum, i servizi, i cittadini, che ancora una volta pagano questa riforma, che è una riforma che non ha portato dei risparmi, una riforma che le province, lo ricordo, lo abbiamo ricordato in tutte le maniere, speriamo di poter continuare a ricordarlo, sugli 850 miliardi che è il costo della pubblica amministrazione in Italia, le province rappresentano l'1% del costo della politica amministrativa in questo paese, per cui stiamo parlando di poche decine di milioni. Questi sono i numeri, che siamo attorno ai 100-120 milioni all'anno il risparmio complessivo che fanno, togliendo l'autorevolezza di una elezione diretta da parte dei cittadini, perché io adesso quando giro per la strada i cittadini si riconoscono e mi chiedono perché io sono stato eletto dal popolo. Certo. Domani gli altri presidenti sono eletti dai partiti, perché sono le segreterie dei partiti che fanno gli accordi all'interno dell'assemblea dei sindaci ed propinano o eleggono presidente eletto dalla politica. Infatti mi sono divertita così per curiosità mia a fare delle domande alle varie persone, per esempio a Padova, dove un tempo c'era un presidente, tutti lo conoscevano, poi una presidente, tutte la conoscevano perché è stata nominata, eccetera. Adesso nessuno sa chi sia presidente della provincia, ma la maggior parte delle persone pensano che non esista neanche più la provincia e dicono infatti non ci sono neanche più i centri per l'impiego. Allora la domanda: ma se cerchi lavoro dove vai? Vai alle agenzie interinali. Questa è la risposta uniforme che tutti danno, oppure non so. Quindi mi è incuriosito chiederlo, perché alla fine quando c'è una carica elettiva le persone appunto si assumono una responsabilità di chi scelgono, e teoricamente insomma dovrebbe rispondere al sentire collettivo, è una responsabilità politica che dovrebbe esistere, e la provincia comunque certe funzioni le ha svolte, no? E le due principali, ricordo scuole, viabilità e soprattutto lavoro, sono state importanti. Adesso cosa succederà? Succede dove non ci sono più questi province? Sono quelle riforme che sono state messe in gioco da parte della riforma del Rio. Ricordiamo in soldoni, in quattro proprio sei competenze rimangono primarie che lo Stato ha trasferito alle province, che esistono ancora. Se passa il referendum, cioè se viene votato il sì, si chiameranno area vasta e non più provincia. Ma resta quindi area vasta? Resta questa entità d'area vasta provinziale. Perché che hanno non è sei che puoi funzioni, licenziare le persone. Che hanno sei funzioni, che sono edilizia scolastica secondaria, tutte le scuole secondarie. Noi a Treviso abbiamo 36.000 ragazzi che vanno a scuola secondaria, 156 plessi scolastici, strutture. Viabilità, 1.300 km di strade, ambiente, pianificazione strategica, pianificazione d'area vasta, trasporti su gomma, per cui autobus, gomma, ragazzi che vanno a scuola, studenti, lavoratori, pensionati, discriminazioni sul lavoro. Queste sono le sei competenze che ci sono state attribuite con la legge del Rio. Le rimanenti, che erano le competenze che la Bassanini aveva trasferito alle regioni, che le regioni nel 2001 con legge regionale nel Veneto hanno trasferito delegato alle province, caccia, pesca, protezione civile, formazione professionale, cultura,
turismo, sport, queste sono state ritrasferite alla provincia da parte della regione con la legge 56 di ottobre 2015, sono state ritrasferite alle province. Bene, noi sul Monte Risorse Uomini personale abbiamo 250 dipendenti che rimangono in carica alla provincia perché svolgono le funzioni primarie, 77 sono quelli che la regione dovrebbe pagare, stiamo pagando noi, e che sono in carico alle province per svolgere le loro funzioni e dovrebbero dare i soldi per fare le funzioni cultura, turismo, protezione civile, formazione professionale e quant'altro, però sono sempre nelle sedi delle province. Poi abbiamo la partita grande in sospeso, e anche questa è legata al titolo quinto della riforma costituzionale, che è il lavoro. Lavoro e centri per l'impiego. Io in provincia di Treviso abbiamo sei unità dislocate nel territorio, più la sede centrale nella sede della provincia. Mediamente negli ultimi tre anni abbiamo avuto un afflusso generale dai 96.000 ai 104.000 persone che annualmente vengono ai centri di bell'impiego per migliorare la posizione lavorativa, per chiedere informazione, per i figli, perché sono disoccupati, perché vogliono dichiarare una propria disponibilità. Bene, quest'area Renzi ha istituito a Roma nel 2004 l'Agenzia Nazionale per il Lavoro. 2014 ha istituito l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, che non è mai partita. Non partendo, l'anno scorso Stato e Regioni attribuiscono un accordo nel quale dicono le province non svolgeranno più questa funzione, la facciamo temporaneamente noi Stato e Regioni, sono e vengono pagati questi signori due terzi dallo Stato, un terzo dalla Regione, per cui se costano 60, 40 mette lo Stato, 20 mette la Regione, sempre sulla carta, perché per adesso non abbiamo visto un becco di quattrino. E chi li paga sempre, intanto stiamo pagando sempre noi, Ma voi avete finanziamenti? Noi abbiamo finanziamenti, noi abbiamo sono le province più virtuose come il Veneto, soprattutto Lombardia, abbiamo cassa e stiamo sopperendo alla mancanza di questi finanziamenti con cassa, sono scritti sul pezzo di carta, no, perché c'è la delibera, lo Stato ha fatto la legge, scritto sulla carta, ma realmente non abbiamo ancora il cash, la moneta sonante, si che può dire, che no? Forse serve di più ai cittadini, quella che serve di più. Allora, in tutto questo, perché hanno fatto questo? Perché Roma, Renzi vuole portare i centri per l'impiego, formazione professionale, scusate, lavoro e centri per l'impiego, vuole portarli a Roma. Portarli a Roma però devono modificare il titolo quinto della Costituzione, per cui è inserito anche questo parametro, è inserito nel referendum e dovrebbe essere portato a Roma, nell'Agenzia Nazionale per il Lavoro. Come si fa ad accentrare tutto a Roma, questioni proprio del lavoro che sono inerenti al territorio? Cioè, è un po' un... Come si fa? Diciamo che, come dicevo prima, la Bassanini è stata la più grande riforma del decentramento, del federalismo, che ha attribuito agli enti locali una propria autorevolezza e autonomia. Dalla Bassanini in poi ricordo che, devo dire, nella cronistoria, perché potrei fare una tesi di laurea ormai sull'aspetto amministrativo delle province, non solo in questi ultimi 20-25 anni, che il passaggio finale era quello, se vi ricordate, i 9 decreti attuativi del federalismo, governo Berlusconi, con Calderoli che ne fa votare 8 alla Camera e al Senato, il 9° decreto attuativo del federalismo, era quello, e bisogna fargli un plauso, Calderoli dell'epoca che aveva questa idea, che era dare il 2% dell'IRPEF locale, il 2% dell'IRPEF, darlo alle province per la loro autonomia. Mentre una imposta nostra che avevamo, che è l'addizionale sull'energia elettrica sopra le grandi aziende, quelle che consumano tantissimo, portarla a Roma. Casca il governo Berlusconi, per cui casca anche Calderoli, con il 9° decreto attuativo del federalismo, arriva Monti. Da Monti inizia la ceta nel taglio. Si è portato via l'addizionale energia elettrica a Roma, non ci ha dato il 2% dell'IRPEF, e questo ha significato il declino che ha proseguito Letta e che ha concluso e sta concludendo Renzi. Un declino che vede i nostri bilanci decurtati al 50%, perché noi nel mio bilancio di entrata
grosso modo negli ultimi anni il trend era sui 110 milioni di entrata, quest'anno sono 60 milioni di entrate, quasi giusto la metà. Questo significa che chi va in sofferenza? Vanno i cittadini e non possiamo più fare servizi. Assolutamente. Oramai stanno, il messaggio che è arrivato, oramai stanno centralizzando tutto per ITER, il controllo totale del territorio. Sono balle il discorso del risparmio. Molte province facevano bene il loro lavoro e si vedevano i risultati. Penalizzano tutti per colpire pochi. Guarda caso nel sud, Filippo da Mestre. Questa è sempre l'eterna, ormai solita cantilena. Però che voi da ringrazio Del Rio, il signor Filippo che l'ha ripetuta. Perché... è quella. Ma da Del Rio vi aspettavate questo? Ma noi l'abbiamo sempre denunciato, solo noi all'interno delle amministrazioni. Perché lei era nell'UPE anche presidente poi delle dell'Unione delle Province. Io sono ancora presidente dell'Unione delle Province del Veneto, sono il direttivo nazionale, perché ho vissuto anche tutti gli accordi e gli incontri con il governo su questo tema, dove abbiamo portato vagoni di carte per dimostrare che avevano preso un abbaglio, soprattutto quando parlavano di 1,2 miliardi, come diceva Dario. Ma dovuto a cosa? Quello che il cittadino non riesce a capire, perché questo, allora, il debito pubblico strasfora, cioè siamo arrivati a un nuovo massimo storico, tanto continua ad aumentare. E i parlamentari si aumentano i stipendi. Esatto, i parlamentari che provvedono bene a tutelarsi in ogni modo possibile, anche i dipendenti della Camera, eccetera. Quindi l'apparato di Roma che costa l'ira di Dio. Dovevano tagliare le province, tutti i cittadini dicono bene, perché se questo è un orpello che pesa tanto nel bilancio generale, per carità, basta che dopo non ne venga meno i servizi ai cittadini, perché se no sempre becchi e bastonati. Ci si accorge, per carità, l'avevate anche detto anche voi e non solo voi, che non era un costo così rilevante, ma addirittura irrilevantissimo diventa nella realtà e il debito aumenta. Le strade provinciali della Marca sono delle corsie ospedaliere per come sono tenute. Andate a vedere nelle province della regione Campania e Puglia come sono le strade, da paura, da Treviso scrivono. Perché abbiamo investito tantissimo, io mediamente investivo nella manutenzione stradale dai 5 ai 6 milioni all'anno sulla manto stradale, il progetto sicurezza stradale che ha ridotto del 70% i morti nelle strade della provincia di Treviso nel giro di 10 anni. Avete avuto anche un riconoscimento, se non sbaglio. Siamo avuto il riconoscimento ministeriale della Comunità Europea. Quindi lavoro c'era? Adesso purtroppo ieri, che con la giunta, con la mia giunta che è ancora in carica, siamo andati sul Monte Grappa. Perché? Perché si devono riaprire le strade dopo la stagione invernale, ci sono delle frane, le strade da pulire, non abbiamo più un becco di quattrino. Noi siamo nella situazione di non avere più un becco di quattrino. Stiamo facendo pulizia con qualche nostro tecnico per fare il minimo indispensabile, perché ci sono i malgari che devono andare nelle malghe a produrre formaggi di qualità, perché c'è il turismo, perché c'è Cima Grappa, che rappresenta nel centenario della Grande Guerra un idioma di simbologia importante. E allora tutto questo, noi siamo allo stato veramente di fame per quanto riguarda la sicurezza. Ma allora, questi sono gli effetti della Del Rio. Se voi ancora siete in essere perché non avete i finanziamenti, se ne deve prendere in carico qualcuno, non è che possano restare le buche in mezzo alle strade, per fare un esempio, poi succede un incidente o capitano altre situazioni, chi se ne prende carico? O è la regione che dovrà intervenire, dovete fare istanza alla regione o i comuni? Il cittadino si chiede sempre questo, che non è addentro alle dinamiche. I comuni sono nelle nostre stesse condizioni, peggio. Se non peggio. Allora, noi fortunatamente, diceva che le nostre strade provinciali sono come delle corsie di ospedale, è vero, perché abbiamo investito tantissimo, per cui stiamo vivendo un po' di rendita. Per fortuna. Non abbiamo avuto un tanto freddo quest'anno, per cui questo inverno, per cui sono due inverni e non viene freddo, per cui le temperature miti mantengono di più gli asfalti, per cui non si creano buche. Il grosso problema è chi interviene, perché devo ricordare che nella partita, entro nella partita locale del Veneto, relativamente a quei famosi 40 milioni che la legge regionale del 2015, la legge 56 sul trasferimento alle province delle funzioni delegate, perché la regione ha detto tu fai sport, cultura e turismo, però se io devo fare sport, cultura e turismo devi darmi i soldi, perché sennò io non posso farla, la Corte dei Conti mi dice che non posso farla, tu mi dai delle competenze ma non mi dai soldi e io non posso svolgere queste funzioni. Dava 40 milioni alle 7 province, la Lombardia dà 220 milioni alle 10 province lombarde, il Veneto dà 40 milioni, ma non contenti,
gennaio, quando approvano la finanziaria 2016, il Veneto da quei 40 milioni toglie ulteriori 5 milioni. Noi siamo a 35 milioni attualmente, perché i 5 li deve dare a Veneto Strade, che è una grave carenza di finanziamento da parte della regione e delle province. Ricordo che le province su Veneto Strade al 50% di azioni, però se noi ci mettono nelle condizioni di non avere i soldi per fare svolgere le nostre funzioni, non è che possiamo. Io sto vendendo il più possibile di patrimonio immobiliare, che è anche una perdita, perché perdi una consistenza. I tempi per alienare e vendere sappiamo tutti che non sono favorevoli come il 2005-2006, ed è un po' il cane che si morde la coda, un circolo vizioso dove ovviamente le poche risorse vanno ad influire dove? Nei servizi, strade che iniziano ad avere delle buche, il grappa che facciamo difficoltà ad aprire. Ho una scuola, il Flaminio a Vittorio Veneto, secondaria, una scuola storica, bene vincolata sulla intendenza perché è datato. C'è stato un assestamento, stanno facendo dei lavori del grande galleria di Vittorio Veneto, perché ci sono degli assestamenti, poi comunque se non è area montana, per cui il movimento si tiene, una piccola crepa all'interno della scuola, dovremmo metterla a posto, e con un lavoro di cesellatura a parte con 200.000 euro noi potremo. Ho dovuto chiudere da 7 mesi a questa parte 10 aule, perché non abbiamo i 200.000 euro per sistemare la scuola Flaminio di Vittorio Veneto, spostati su un'altra parte dell'istituto e anche in aree che sono non consone alla tipologia di un liceo. Per fraintendersi, andiamo in pubblicità, prima Sant'Artemio. Sant'Artemio, allora, Sant'Artemio lo abbiamo, io, che è la sede che è stata ex manicomio, voi l'avete ristrutturato, infatti, certo. È una cittadella della provincia. Noi abbiamo, attraverso la Prefornero e con la riforma delle province, abbiamo mandato in quiescenza circa un centinaio di persone. Siccome sto tentando di ottimizzare anche le risorse da parte delle altre istituzioni, allora ho portato l'ex provveditorato agli studi, per cui tutti gli uffici scolastici del dirigente scolastico provinciale, l'ex provveditore degli studi, gli ho portati, gli ho dato una palazzina a Sant'Artemio, liberando 100 persone, non ci sono più. Ho portato l'associazione, ho dato circa 400 metri quadrati all'associazione dei comuni della Marca Trevigiana. Sabato inauguro alle 11:30, e se avete piacere e voglia di venire fino a Treviso, diamo 250 metri quadrati all'Associazione Internazionale dei Trevigiani nel Mondo, proprio a riconoscenza del grande lavoro che queste persone hanno fatto nella storia. Cosa significa? Significa che sto tentando il più possibile che quella cittadella abbia un senso istituzionale e non vada in mano a delle speculazioni privatistiche. Assolutamente. Torniamo su questi temi, ma parliamo anche di altro, subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi.